Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi sono qua per portarvi un video un po' particolare. E quando all'inizio, 3 anni fa, 4, avevo preso il mio telefono, che è quello che ho tuttora ma devo cambiare, ero in fissa con le cover. Davvero ne ho prese talmente tante che ho deciso di mostrarvele alcune. Oggi mi dovreste vedere abbastanza bene, spero, perché comunque c'è il sole. Fatemi sapere cosa farete in questa bella giornata. Iniziamo subito. Allora, da Amazon, vi dico anche dove l'ho acquistato, così se comunque vorreste del cover per il vostro telefono, sapete i riferimenti. Ovviamente il mio è un Huawei P Smart. Comunque su Amazon potete scrivere la marca del vostro telefono e vi usciranno tantissime cover. Su Amazon, in una confezione che ho pagato anche pochissimo, ho preso circa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cover tinta unita. Allora, una è bianca ed è quella che ho attaccata al mio telefono in questo momento, quindi non ve la posso far vedere, ma se vi interessa poi comunque ve la posso mostrare. L'altra è questa cover nera, tinta unita. Sono molto morbide, non sono rigide. L'altra è questa, verde acqua. Non so se la vediate, ora penso di sì. Poi l'altra è azzurra. Poi ne ho una rossa. Una gialla. Di sottofondo sentirete il mio gatto che miagola, ma vabbè. Una rosa rosa, però non è proprio rosa rosa, c'è un rosino rosa carne, ecco. Strano che mi vengono le parole subito. Comunque oggi c'è veramente una luce stupenda, sono felicissima. Una blu. E l'ultima è, allora, in verità era lilla, ma è diventata quasi come un azzurrino circa. Cosa farne di cover in tinta unita? Allora, io con le cover in tinta unita le abbino sempre ad ogni occasione. Ad esempio, a Natale ho messo la cover rossa, oppure quando uscivo, se avevo tipo qualcosa di bianco, mettevo la cover bianca, qualcosa di blu, mettevo la cover blu. Insomma, abbinavo un po' il mio look, che anche questo fa una bella scena. Poi, sempre su Amazon, tempo fa avevo preso delle cuffie. Cioè, sono diventate un po' bruttine. Allora, ne avevo presa una con la mia iniziale. Comunque con dei disegni floreali. Che è anche carina, non è male. Solo che vedete si è ingiallita un po'. E insomma, non è più bellissima. Però, anche perché l'ho pagata pochissimo. Quindi insomma, se le volete belle belle, non vi consiglio di prendere su Amazon, ecco. E poi ne ho prese due che sono uguali. Solo che una ha il vestito nero e l'altra invece ha il vestito colorato. Ok. Poi me l'hanno regalata, questa non l'ho presa io. Sapete che comunque si possono fare anche delle cover personalizzate che vi le consiglio un sacco. Quindi ad esempio se non vi piacciono quelle solite cover tinta unita o le solite cover che trovate su Amazon e ne volete una bella, e soprattutto decorata a modo vostro, vi consiglio nei supermercati o dovunque, anche in particolare negozi appositi, trovate le cover, potete fare le cover personalizzate, quindi che valgono molto di più e sono personalizzate come le volete voi, quindi in base alle vostre esigenze, le vostre particolarità, è perfetta. E tifante della Juve, mi avevano regalata questa cover con su Dybala e qui c'era semplicemente la firma di dove me l'hanno fatta, che si chiama Cover Time. Le ultime cover sono queste, io amante delle cover con l'acqua, e praticamente questa è rosa fin qui e poi qua è viola e ha dentro tutti questi cuoricini colorati. L'altra è qua blu e qui viola. E l'altra è rosa qui e qua viola, praticamente hanno dentro l'acqua e vedete, sono stupende. Queste però sono rigide, non sono morbide, sono abbastanza rigide e pesano anche tanto perché vedete sono molto spesse. Quindi insomma,
Non sono comodissime, però fanno la loro scena. Guardate, sono molto carine. Bene, ragazzi, per qualsiasi informazione sapete che potete scrivermi sotto nei commenti. Io vi mando un grosso bacio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare attivi su tutti i miei video. Io mi vado a godere questa bellissima giornata di sole e poi fatemi sapere voi cosa farete. Ciao!